Ci occupiamo adesso di Porto Recanati e lo facciamo con il vice sindaco Rosalba Ubaldi che abbiamo in linea telefonica. Buonasera Ubaldi. Buonasera a lei, ascoltatori. Allora, vediamo un po', parliamo di due problemi che sono emersi ultimamente, a cui sono anche legati i cittadini del territorio, in modo particolare Recanati. Sappiamo quanti recanatesi vengono a Porto Recanati o per venire magari al cinema, Kursaal, o magari per gustare alcune prelibatezze marinare lungo la costa. Ci sono molti chalet, ma un ristorante storico è da sempre quello dell'Hotel Bianchi, ristorante che si presenta proprio a due passi dal mare con la sua tradizionale terrazza, una terrazza che ormai ha una sua storia pluridecennale, e una terrazza che, visto che gli attuali titolari dell'Hotel Bianchi non sono più interessati ad acquistare, forse per un prezzo che considerano eccessivo, potrebbe essere demolita, ma il comune non ha intenzione di farlo. Ma che cosa, potrebbe accadere allora per questa terrazza Ubaldi? Allora, il discorso della terrazza Bianchi nasce abbastanza da lontano, quando è scaduta la seconda, per la seconda volta la concessione dei 25 anni. Quindi in questa occasione è stata chiamata la famiglia che la detiene e gli è stato chiesto di acquistare la terrazza. La famiglia noi abbiamo fatto dare una valutazione per la terrazza all'Agenzia delle Entrate, ovviamente, perché ci dovrebbero attenere tutti, ma in modo particolare ci si debbono attenere le pubbliche amministrazioni. Sì. L'Agenzia delle Entrate ha valutato questa terrazza, adesso sono fuori ufficio, ma intorno alle 250.000 euro, 260 mi sembra mila euro, essendo una terrazza di 120 metri quadri sul mare, è a uso commerciale perché di fatto c'è un uso commerciale, c'è un ristorante e quindi questa è la valutazione. La famiglia su questa valutazione non si è mai trovato d'accordo perché loro hanno sempre detto che più di 120.000 euro non avrebbero potuto o voluto spendere per questa questione, adducendo anche il fatto che oltre loro i figli non sono interessati a continuare questa attività. Ho parlato personalmente, ma ci hanno parlato anche il sindaco, ci abbiamo parlato nel tempo più volte con la famiglia, cercando di convincerli che questo era un investimento assolutamente pregevole per la loro attività. Non c'è stato verso. Abbiamo anche cercato di riconoscere alla famiglia le spese fatte per adibire, cioè per attrezzare la terrazza con la copertura e quindi di riconoscergli quelle spese. Ciò nonostante mi sembra che anche togliendo tutto il possibile, riconoscendo tutto il possibile e l'impossibile, ci aggiravamo ancora su una cifra di 160.000 euro, rispetto alla quale ci potevamo trovare d'accordo magari sulle modalità di pagamento, rateali o meno, però insomma questo è quello che è successo. Quindi La no. famiglia a questo ha sempre contrapposto le loro 120.000 euro, punto. Il problema è che se un'amministrazione vende a 120, perché poi ho letto anche da qualche parte, dice ma è meglio più a 120.000 euro. Certo, un privato può fare tutti i ragionamenti che gli pare e a livello di buonsenso direi che possono essere anche ragionamenti corretti, ma una pubblica amministrazione, se c'è una valutazione dell'Agenzia delle Entrate di una certa cifra, se vende sotto di quella cifra deve giustificarlo o rimborsarlo con le proprie risorse, cioè con chi firma per capirci. E quindi non è assolutamente pensabile. Abbiamo anche chiesto se era il caso di abbiamo chiesto se, vole, se erano intenzionati o disponibili a rinnovare una concessione, a rifare una nuova concessione o a pagare un affitto, però avrebbero dovuto comunque fare una manutenzione straordinaria della terrazza. La risposta è stata sempre no, fino a quando alla fine dell'anno
hanno presentato una scia con la quale loro avrebbero smontato quello che c'era sopra, quindi le vetrate. Ho visto che hanno smontato le vetrate ma non la, e la struttura in alluminio, ma non la struttura di copertura. Quindi a questo punto quali siano le loro intenzioni non le conosco ancora, penso che debbano completare il lavoro. Ecco. Rimane il fatto che una volta che loro completano il lavoro, l'amministrazione dovrà fare un bando per vedere se quella terrazza può interessare a qualcun altro, con tutto quello che consegue, perché se interessa un'altra persona, pur tenendo la distanza dalle finestre, però è un'altra attività che magari si innesta su un'attività già presente. Esatto, quindi non è detto che ci sia qualcuno che invece sia interessato a questo, e se nessuno è interessato è ovvio che alla fine l'amministrazione dovrà assumersi delle responsabilità, tipo quelle o di andare a trattativa privata, oppure nel caso sempre che fossero interessati, chi è più interessato, che possono essere sempre loro, oppure andare alla demolizione del manufatto, che non è, voglio dire, è sicuramente una soluzione apprezzabile sotto il profilo, diciamo così, dell'arredo urbano e comunque della visuale del lungomare. Però è anche, cioè, a me sembra un atteggiamento molto mio per quello di non volerle, di non voler trovare una soluzione che ne preveda l'utilizzo da parte soprattutto di chi l'ha avuto fino adesso. Ecco, però non si potrebbe, Ubaldi, effettivamente magari tentare di parlare con l'ufficio centrale, perché l'ufficio centrale ha un suo sistema, un meccanismo di calcolo che molto spesso non collide con il mercato attuale. Noi sappiamo del crollo che ha avuto il mattone, le attività commerciali, molti le vendono a metà prezzo di quanto le hanno acquistati tempo fa, e questo perché? Perché oggi la richiesta si attesta su cifre che sono quelle, non sono più quelle di 10, 20 o 30 anni fa, e quindi poter trovare quindi una soluzione, perché io capisco l'ufficio centrale che tende a fare un calcolo, non so con quale criterio fanno questi calcoli, e quindi legando voi e la parte privata appunto ad un rispetto di questa valutazione che poi magari frena qualsiasi tipo di accordo. Assolutamente ragione, e però io le posso garantire che siccome insieme al geometra Re ho anch'io sollecitato una valutazione equa, diciamo, dell'immobile, però la invito a riflettere sul fatto che parliamo di 120 metri quadri per i quali sono stati chiesti 260.000 euro, cioè meno di 2.000 euro al metro quadro, con una terrazza che è al punto più estremo verso il mare. Cioè, e c'ha un uso commerciale, non c'ha un uso abitativo, c'ha un uso commerciale. Sì. Cioè, non mi sento, cioè, io avrei voluto, perché sapendo che loro più di quella cifra non volevano spendere, abbiamo sollecitato in ogni modo, però sono stata invitata anche a riflettere su questo, dice signora, dice rispetto, dice lei c'ha 120 metri quadri, poi dovrebbero essere anche qualcosa in più, ma comunque 120 metri quadri, sul mare, di fatto sul mare, con una visuale unica, dice lei quanto lo vuole pagare? Dice meno di questo che in qualche modo era una valutazione che, se non vado errato, era di 1.700 euro al metro quadro. Nella fase, se poi noi andavamo a riconoscere le spese che ci avevano fatto sopra per la copertura, per questo, per quell'altro, saremmo arrivati a una valutazione che arrivava a 1.000 euro al metro quadro, a 1.200 euro al metro quadro. Cioè, mi è sembrata più una presa di posizione da parte del privato rispetto a quella dell'Agenzia delle Entrate. Noi ci torneremo, perché nel momento in cui quella torna a essere una terrazza, probabilmente magari c'ha un valore inferiore, però dopo non ci torna più a invece l'uso commerciale.
non so se, ecco, voglio dire, sì, se sì, facciamo sì, una valutazione e la vendiamo come terrazza, può anche scendere il prezzo, ma poi sopra ci mette due ombrelloni, non è che ci mette... Non ci può mettere un ristorante, dice. No, ci può mettere, d'estate ci mette due ombrelloni, così come vengono messi in altri esercizi commerciali durante l'estate, però sono due ombrelloni, una tenda retrattile, non so, qualcosa che comunque di molto mobile e che d'inverno non serve a niente. Certo, d'inverno non può fare ristorazione, certo. D'altro canto, se viene venduta come terrazza deve essere, quindi se ne fa l'uso della terrazza. Però io le posso garantire su tutto quello che crede che è stato fatto ogni sforzo, compreso le lettere che ci ha mandato l'avvocato di parte, compreso tutto abbiamo portato all'Agenzia dell'Entrata. Quella è stata la valutazione e sono tornati a vederla, sono tornati a esaminarla. Quella è stata la valutazione, dice, nessun esercizio. D'altro canto 1500 euro è anche il prezzo minimo di un appartamento, voglio dire, al metro quadro. Qui stiamo parlando di una terrazza sul mare, di fronte al mare. Benissimo, no, ha spiegato molto bene la situazione, speriamo che si risolva. Noi ci auguriamo di poter trovare una forma, cioè non abbiamo nessun interesse se non quello di vedere il lungomare libero, ma non che però, voglio dire, è semplicemente un'aspirazione alla quale rinunciamo con molto, molto volentieri, voglio dire, in virtù. Noi vogliamo che quella cosa continui ad avere la finalità che ha avuto fino ad oggi, vogliamo che l'hotel venga rinnovato, perché questa è nell'intenzione della proprietà, ma che possa usufruire di questa struttura non indifferente. Loro però dicono, ma noi vogliamo fare il ristorante soltanto per quelli che ci dormono. Voglio dire, posso fare le mie considerazioni sull'imprenditoria di qualcuno, però oltre a quello ne devo prendere atto. Sicuramente, no, è chiaro, anche perché è difficile individuare un privato che possa fare ristorazione lì, soprattutto dove appoggiarsi, in quale cucina appoggiarsi. Questo appunto. Cioè, rimane incomprensibile se non siano gli stessi attuali proprietari ad acquistarle, mi sembra. Anche perché devono tenere delle distanze, quindi quando eleva 3 metri dalla cosa, gli chiude le visuali, insomma, voglio dire, sì. Diventa tutto molto difficile, però non vorremmo neanche che questo possa rappresentare chiamiamolo così, una via senza uscita, un ricatto, insomma, dicendo tanto siccome potete vendere solo a noi. Il problema è che se noi abbiamo una valutazione e riusciamo ad accontentare il privato nelle sue aspirazioni, ma ovviamente non penalizziamo un patrimonio pubblico, lo facciamo non molto volentieri di più. D'altra parte la differenza sarebbe 40.000 euro rispetto alla cifra che offre il privato e quella che viene valutata dopo lo scorporo. Esatto. Benissimo, il Cinema Cursa, l'altro problema che state affrontando, sappiamo che lì è sede di un cinema ormai da tantissimi anni, ma i vostri progetti sono altri, anche se sappiamo che il titolare del cinema ha richiesto il rinnovo della convenzione. No. Non l'ha richiesto? No, il titolare del cinema ha chiesto addirittura di recedere. Veramente ha detto che non cesse con le spese e chiedeva a noi la disponibilità per pagare, non mi ricordo se riscaldamento, luce o qualcosa del genere. Insomma, non lo sapevo. E comunque sia, l'intenzione è altra, l'intenzione è quella di, l'abbiamo già messo nel programma delle opere pubbliche, cioè nel programma nel bilancio dell'anno scorso come progetto di alienazione dell'immobile. L'immobile, noi quello che vogliamo avere un cineteatro per poter anche avere un'attività teatrale durante l'inverno e non essere limitati esclusivamente all'estate tramite l'Arena Beniamino Gigli, che svolge egregiamente la sua funzione, ma d'inverno purtroppo è all'aperto e questo non lo permette.
vogliamo avere nello spazio, in quella, in quell'area, una, uno spazio per lo yacht, perché noi siamo i locali di proprietà della Regione Marche e li dobbiamo lasciare, o li dobbiamo comprare o li dobbiamo lasciare. Quindi abbiamo bisogno di queste due cose. Abbiamo valutato come poter procedere e abbiamo dedotto che riavuto nei locali quello che oggi abbiamo, cioè un cineteatro, più teatro che cinema, nel senso che il cinema, oggi i cinema hanno una serie di esigenze un po' dappertutto, compreso nelle multisale, hanno esigenza di cinema che girano, di spazi, di parcheggi, cosa che noi in quella zona lì non abbiamo, e d'altro canto sarebbe comunque limitato. Però se riusciamo a fare anche il cinema, ben venga. Noi abbiamo bisogno di una sala che possa avere un utilizzo multiplo, sì. Prima di tutto il teatro, il cinema, ma anche una sala convegni, congressi e quant'altro. E quindi sotto questo profilo intendiamo riappropriarci di questa sala senza dover volta per volta trovare l'accordo con il privato per poterla utilizzare oggi, domani o dopodomani, eventualmente fare invece una cosa inversa. Rispetto a questo, dice, come lo fate? È chiaro che questa cosa andrà a realizzarsi mediante una parte privata che sarà di fatto una galleria commerciale, che in centro possa portare vita al centro, in quella piazza, perché ci sembra anche importante, e quindi che in cambio di questa parte privata si possa avere la parte pubblica, che è quella che le ho detto, la stanza per lo yacht e la sala cinematografica, cineteatro, auditorium e quant'altro. Quindi rispetto a questo ci sono state già delle manifestazioni di interesse di gente che nel tempo è venuta a dire che vorremmo, potremmo, avremmo intenzioni di, eccetera. Allora abbiamo detto, affrontiamo la situazione, decidiamo come, quale strada seguire, sapendo che l'obiettivo è quello che le abbiamo detto. Ecco, ma lì voi, da quello che leggo, vorreste farci anche un centro commerciale? Per centro commerciale si intende una galleria commerciale, una serie di piccoli negozi, voglio dire, non stiamo parlando dell'Ossan. No, e qui al piano superiore eventualmente andrebbe al piano superiore, laddove oggi c'è la, è chiaro che ci vuole una ristrutturazione non di poco conto, è una, il piano superiore dov'era la galleria, per capirci, anziché la galleria ci sarà tutta la struttura del teatro, con gli ascensori ovviamente per salire, con tutto quello che serve. Ecco, quindi adesso dal 1 gennaio voi avete libero l'intero stabile? No, non ancora libero, no. Perché di fatto mi sembra che la convenzione scada più oltre. Però al di là di quando scada la concessione, parleremo con la proprietà evidentemente per quello che significa, se dovesse servire di liberarla prima o meno, insomma, quello lo stiamo affrontando, stiamo esaminando come procedere, e lo faremo in tempi molto rapidi. Però benissimo, perché abbiamo sentito qualche legale, abbiamo sentito, cioè ci stiamo muovendo per, allora, noi sappiamo qual è l'obiettivo, noi vogliamo dotare la città di un cineteatro,
di avere una sala dove poter fare delle conferenze, degli incontri, quindi una sala anche modulare, sia pure più piccola dell'auditorium di Loreto, ma insomma su quel genere lì, no? Quella che magari con dei pannelli si possa chiudere a metà sala se la sala è troppo grande, eccetera. Quindi vogliamo avere degli spazi che oggi non abbiamo. Oggi noi sotto questo profilo stiamo pagando come sempre la mancanza di strutture dall'epoca in cui ci siamo separati da Recanati, voglio dire, perché in un comune c'era tutto, ma tutte le strutture sono rimaste poi nella sede di Recanati, no? Quindi noi non abbiamo un paese nuovo, un paese che ha la scuola Diaz dove abbiamo portato la biblioteca, abbiamo la sala Vegeta, stiamo utilizzando e direi molto bene le sale della Pinacoteca per incontri di tipo culturale o musicale di nicchia, chiamiamolo così. Però ci mancano, ecco, le dico, le rappresentazioni teatrali. Poter fare una stagione teatrale invernale per noi è importante. L'ultima cosa, Ubaldi, quanto è l'investimento ipotizzato dal comune e messo nel piano programma delle opere pubbliche? No, allora nel piano lo dobbiamo mettere. Io le posso dire che l'Agenzia delle Entrate ha valutato l'immobile allo stato attuale, l'ha valutato 490.000 euro, mi sembra, allo stato attuale. Dopodiché adesso bisogna che riparliamo sulle finalità che dobbiamo avere, quindi avere delle indicazioni eventualmente più aggiornate su cioè veramente abbiamo anche dato, anche nella valutazione gli avevamo dato molte indicazioni. Però non è ancora completata la valutazione dell'Agenzia delle Entrate. Quindi non possiamo mettere la nostra. Quindi in questa somma il privato dovrebbe garantire comunque le costruzioni di una sede di uno yacht e del cine e del teatro. Esatto. Lo yacht dovrebbe trovare alloggio nel piano inferiore, nella galleria, perché quello è il suo posto, sì. È nella galleria commerciale, chiamiamola così, sì. Invece il teatro al secondo piano, il teatro al secondo, sì, al primo piano, diciamo, al primo piano. Benissimo, Ubaldi, grazie, buon lavoro e buona giornata. Buona giornata anche a lei, buonasera agli ascoltatori. Ci vediamo.